Sì, un attimo di attenzione. Prima di fare l'appello, un attimo. C'è l'assessora Rita Innocente, l'assessora alla cultura, che ha chiesto di una comunicazione per illustrare un attimino la mostra che è stata allestita qui fuori dall'atrio, prima dell'appello. Prego, assessore. Grazie Presidente, grazie consigliere, consiglieri, grazie Sindaco e tutti gli altri assessori e assessore. Come avrete notato, nell'atrio c'è una mostra che si intitola Camminando della Memoria. La mostra è una mostra che è stata allestita per il Giorno della Memoria presso la scuola Anna Franke. La mostra è stata realizzata dagli studenti della scuola media Einaudi e gli studenti insieme all'associazione Dire, Fare, Dare e al coordinamento genitori della scuola stessa. La mostra è stata un esperimento molto interessante, come vedete è molto bella, molto curata. Avrete visto giù nell'atrio anche in basso che per esempio riproduce i nomi, tutti i nomi dei deportati di Sesto. La cosa particolarmente interessante di questa mostra è stato l'aspetto, potremmo dire, pedagogico, nel senso che la mostra è stata fatta agli studenti delle medie e sono stati gli stessi studenti delle medie a fare, come dire, da guida agli studenti elementari per visitare la mostra. La mostra ovviamente ricostruisce la storia della deportazione in Italia, quindi la storia, come dire, italiana, diciamo, Sì, in realtà la prende molto, come dire, dalla nascita del fascismo, dal 22, poi ovviamente il 38, le leggi razziali, poi il 48 settembre 43 e l'inizio ovviamente della deportazione degli ebrei italiani. Gli studenti e i genitori e i professori dell'Einaudi e della Franke saranno presenti in quest'aula il 25 aprile, prima dell'inizio del concerto della scuola di musica Donizetti, quindi prima delle 11 del mattino e faranno un piccolo discorso di presentazione della mostra. Sia io che la sindaca Chittò, credo anche qualche altro assessore, hanno partecipato alle visite guidate che sono state fatte presso il complesso Franke Einaudi e vi assicuro che l'effetto era particolarmente, come dire, emozionante, anche perché quando sono andata io, uno delle guide era un ragazzino delle medie di origine egiziana. Quindi era molto bella questa cosa che un bambino che per le sue, come dire, origini etniche, mettiamola così, per la sua provenienza, niente o poco avrebbe potuto sapere, della deportazione, degli orrori della deportazione della Shoah, invece aveva, come dire, faceva da guida agli altri bambini, in buona parte anche italiani piuttosto che di altre, provenienze, su questa storia che è una storia, io continuo a dirlo, europea e italiana, che ci riguarda molto e che chiunque sia cittadino per nascita o perché è arrivato nel nostro paese, del nostro paese è giusto che sappia, perché come ho detto più volte, una storia condivisa vuol dire farsi carico nel bene e nel male di ciò che la storia del nostro paese è stata, e quindi farsi carico anche degli orrori della deportazione della Shoah, ovviamente per dire che mai più dovrà essere, che siamo molto lieti nella vicinanza del 25 aprile, che quei regimi siano stati battuti e cancellati dalla storia e che adesso si possa avere una Repubblica che garantisce il rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali a tutte e a tutti. Grazie. Grazie all'assessora Innocenti e la parola al segretario comunale per l'appello nominale. Prego. Buonasera, Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Consiglieri presenti 18, assenti 7.
assenti, dichiaro valida la seduta. Risultano assenti giustificati i consiglieri Vavassori, Gianvecchio, Teormina. A questo punto ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Grazie. Occorrono come prassi tre scrutatori, due dalla maggioranza, al consigliere Rivolta, Torraco e di là il consigliere Cremonesi. Volontario. Allora, la prima ora di solito è dedicata alle interrogazioni, ma stasera passiamo subito all'ordine del giorno perché sì. Quindi il consigliere Di Stefano ha già avuto la risposta alle due interrogazioni, le discuteremo al limite al prossimo consiglio. E sono già le 9. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Approvazione del regolamento tariffario del servizio di ristorazione scolastica. La parola alla relatrice di commissione, consigliere Pietro. Prego. Grazie Presidente. Sì, dunque, la terza commissione si è riunita lunedì 15, unitamente alla prima commissione, sul regolamento tariffe del servizio di refezione scolastica. Era presente l'assessore Perego, la quale ha relazionato, e ora vi dirò, e ci ha anche fornito di una tabella con le tariffe giornaliere, tariffe teoriche annuali, eccetera, benché le tariffe siano di competenza della Giunta. Anche per questo abbiamo un po' atteso in quella giornata una mezz'oretta per aspettare l'arrivo di alcuni consiglieri di minoranza per condividere insieme queste cose. Allora, l'assessore Perego ci ha ricordato che in data 3/12/12 era stato approvato il nuovo regolamento tariffario dei servizi educativi, che aveva lasciata immutata la disciplina relativa alla ristorazione su cui ha lavorato in questi mesi con gli uffici. Attualmente questo servizio prevede il pagamento di una quota fissa annuale rateizzata in 4 quote mensili, differenziata sulla base di 4 diverse fasce reddituali delle posizioni ISE. Non è prevista attualmente alcuna esenzione da pagamento, a meno che il bambino o la bambina in questione non faccia un mese intero di assenza. Da un'analisi effettuata sui dati degli ultimi 2 anni e comparata con dati di altri comuni che avevano delle caratteristiche simili al nostro, fruitori del servizio e reddito medio dei cittadini, risulta confermata la media di assenze della nostra città a livello anche di queste città
che è di 35 giorni per la materna e di 15 giorni all'elementare. La materna ha una assenza così alta, è facile immaginare anche perché un po' le malattie tipiche dei piccolini e poi perché c'è l'usanza di lasciare magari i bambini dai nonni oppure farli andare via per una settimana, eccetera. Quindi è più alta nell'elementare e nella materna. E con una presenza media di 155 giorni a scuola e quindi al servizio di refezione. Oggi si propone con questo regolamento la tariffazione a consumo. È una tariffazione sollecitata e gradita sia alla commissione consultiva della refezione scolastica, ma richiesta da tempo anche da molte famiglie del nostro territorio. Oggi è uscita una notizia da parte dell'Istat, ripresa da più telegiornali e dalle radio, che racconta che 7 famiglie su 10 in questo momento in Italia risparmiano sulla spesa, sul cibo e sulle spese sanitarie. È poi un dato conosciuto da tempo che nelle ultime 2 settimane del mese c'è un calo abbastanza forte della vendita di prodotti alimentari. Quindi direi che questo pagamento a consumo è una proposta che va incontro alle esigenze molto forti che ci sono in questo momento. È vero, può essere vero quello che si diceva ieri sera, che rubando in una casa popolare trovo milioni di euro e 3 o 4 computer. Però è anche vero che oggi molte famiglie usano il bilancino sulle spese e fanno veramente fatica. Quindi pagare magari un pranzo 2 volte perché il bambino o la bambina è a casa malata, direi che in questo modo noi andiamo veramente incontro a un bisogno reale. Già in quest'anno scolastico gli uffici hanno adottato un sistema informatico di gestione delle rette che consentirà in futuro per l'anno prossimo, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, una rilevazione puntuale dell'effettivo consumo dei pasti da parte di ciascun alunno. Un altro passaggio importante che troviamo qui proposto, nella ricerca sempre di una maggiore equità e in continuità anche con quanto abbiamo fatto relativamente agli asili nido, è un'ulteriore differenziazione delle rette, passando dalle attuali 4 situazioni ISE fasce a 8 diverse fasce reddituali. E, l'articolo 2, ecco, a questo proposito no, mi riferisco anche alla tabella che ci ha dato l'assessora Perego, dove possiamo vedere la situazione di adesso con le 4 fasce, la fascia più alta è oltre 10.684,89 euro ISE, mentre la fascia più alta attuale sarà oltre 21.500 euro di fascia conteggio ISE. E partiamo da una prima fascia cosiddetta sociale, dove il costo del pasto, perché comunque tutti pagano una parte del pasto, anche la fascia sociale, di 0 giornaliera di 0,75, arrivando all'ultima fascia che è di 5,50 euro. Dicevo, nell'articolo 2 questo regolamento si parla anche che gli aumenti sono riferiti soltanto al valore Istat dell'indice dei prezzi di consumo per paese dell'Unione Europea. Allora, rimangono le riduzioni della tariffa ovviamente a chi ha più di un figlio e quindi abbiamo il 20% di sconto per il secondo figlio che usufruisce del servizio di refezione scolastica e il 40% per il terzo figlio. Il passaggio al sistema di consumo e l'incremento del numero delle fasce, secondo i dati in possesso del servizio, prevedono una conferma delle entrate attuali. E com'è tradizione di questa amministrazione, cioè non si fa cassa su un servizio, per il quale
tra l'altro rimane l'impegno contributivo del Comune naturalmente in modo decrescente dalla prima fascia man mano che si scende verso la fascia più alta. Allora, poi mi interessa andare a vedere anche vari articoli che sono interessanti, che ci possono interessare, e l'articolo 5 parla appunto della riduzione per il secondo e il terzo figlio, e interessante direi la novità, la modalità di pagamento che ci è stata illustrata. Il pagamento del servizio di ristorazione scolastica è anticipato. Ad ogni bambino viene assegnato un codice identificativo PAN che servirà per effettuare i pagamenti. I pagamenti potranno essere effettuati presso gli sportelli Bancomat, online, con la carta di credito o con i contanti o col Bancomat, presso i punti di carica convenzionati che verranno individuati. Ovviamente questo sistema consente all'utente di verificare quotidianamente lo stato dei pasti consumati e la propria situazione. Tra l'altro, secondo me, diciamo, aiuta anche permette anche alle famiglie di mettere dei soldi nei momenti in cui hanno questa possibilità. A me viene in mente quando si prende la tredicesima, però sappiamo anche che oggi a volte ci sono periodi in cui si lavora, periodi in cui non si lavora, periodi in cui entrano dei soldi, periodi in più, per cui la famiglia può decidere di mettere questi soldi nel momento in cui si sente più tranquilla e può farlo. Quindi è, diciamo, un ulteriore, secondo me, aiuto, e si va incontro alle disponibilità che hanno le famiglie. È stato chiesto ovviamente, come avviene la cosa, l'abbiamo visto a livello informatico, quando una persona sta per scendere come budget sui pasti pagati, viene tempestivamente avvisato ovviamente. Dopodiché è stato chiesto per quelli che sono morosi eccetera, si usa la prassi che si è sempre usata, cioè quella di sollecitare costantemente, e poi la prassi per legge, per cui di riuscire ad ottenere i soldi che devono. Allora, vabbè, gli alunni della scuola elementare e materna sono automaticamente iscritti, mentre gli alunni della scuola secondaria di primo grado devono essere iscritti dalle famiglie, non c'è un automatismo perché, diciamo, lì la mensa è volontaria. Naturalmente quando ci si iscrive si presenta il modello ISEE, e questo permette di entrare nelle varie fasce reddituali. Credo di aver detto tutto, credo anche che, come ho detto prima, questa sia una risoluzione che va veramente incontro ai bisogni attuali ed è anche molto più equa. Poi magari rinterverrò in seguito. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Quindi apriamo la fase del dibattito. I consiglieri che vogliono intervenire sono pregati di prenotarsi. Grazie. Beh, se non ci sono interventi su questa delibera, ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Devo dire che questa delibera, pur nella sua pseudo semplicità di argomento trattato, la refezione scolastica
a noi ha offerto molti punti di riflessione che vorrei condividere con voi. Primo, riteniamo assolutamente giusto il criterio di pagare al consumo. Secondo, penso che sia una delibera che parla di equità e noi l'abbiamo vista anche sotto forma di una equità educativa. Mi spiego meglio, se da un lato offre un supporto concreto a chi è in difficoltà, dall'altro educa alla partecipazione e obbliga a un comportamento etico. E qui nasce un po' la riflessione che abbiamo fatto. Nonostante spesso anche qui in questa aula si è detto che l'oggi è frutto di 20 anni di governo di Berlusconi, io credo che l'oggi, con i tagli che abbiamo visto anche ieri sera e con cui purtroppo siamo costretti a confrontarci, siano il frutto di tanti anni in cui tutti, da chi ci governa a livello nazionale, territoriale, fino ad arrivare all'ultimo anello della catena che è il cittadino, hanno pensato che il pubblico non è di nessuno. E quindi se io baro, mento o rubo, sono furbo, perché in realtà non c'è un soggetto reale di riferimento da guardare in faccia. Un'idea molto stupida, perché questo in realtà ha punito proprio l'ultimo anello della catena che siamo noi. Quindi tornando al lato educativo, credo che dare un segnale così forte di distacco tra la fascia protetta, che comunque, anche se paga 0,75 paga, e l'ultimo scaglione di reddito, che è quello che paga di più giustamente, stia ad indicare proprio questo, che ognuno è chiamato a contribuire in questo caso per il suo valore reddituale. Quello che ci tengo a sottolineare invece il perseguimento e l'attenzione per l'articolo 8 e in modo particolare il punto 3, che è quello del controllo. Se vogliamo che questa equità funzioni, dobbiamo esercitare la funzione di organo anche di controllo che abbiamo e pretendere l'onestà e il rispetto delle regole da parte di tutti. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola il consigliere Pavan. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente, buonasera colleghi. In effetti sono d'accordo sulla tariffazione al consumo, però mentre sentivo la relazione della consigliera Pietra mi è venuto in mente una domanda e un dubbio. Tenendo conto che naturalmente però dall'altra parte la determinazione di un appalto per la fornitura del servizio naturalmente deve basarsi su dei parametri da normalmente acquisire e stabilire anteriormente e che naturalmente la fornitura di un appalto di questo tipo prevede comunque anche dei costi fissi. Volevo sapere un attimino se era stato magari affrontato questo aspetto proprio per evitare che ci sia una notevole discrepanza tra il consumo e quindi la tariffazione rispetto all'appalto che viene fatto, quindi penso in precedenza. Grazie. Grazie consigliere Pavan, naturalmente questa risposta la darà dopo l'assessore o la giunta. Andiamo avanti con gli interventi. Chiesto la parola il consigliere Foggetto. Prego. Allora, sì, noi come Federazione della Sinistra riconosciamo la bontà di questa delibera, solo con una perplessità che è l'opposto di quello che si diceva poco fa. Noi abbiamo una perplessità proprio sul passaggio alla tariffa a consumo, una perplessità che non ci porterà a metterci di traverso su questa delibera, per due semplici motivi. Uno, appunto, riconosciamo la bontà della delibera nella sua interezza, di cui è emblematico il fatto che non ci sono entrate aggiuntive, si sta mantenendo le stesse entrate, non è per fare cassa, ma è per rendere quanto più eco possibile questa tariffazione.
e due, il fatto che la formula sperimentale di questa delibera ci porterà tra 2 anni a ridiscutere in base agli effettivi risultati e agli effettivi risultati finali avuti da questo periodo sperimentale. Un'altra piccola provocazione, questa non c'entra con la delibera, un po' più a lato, così tranquillizzo un attimino l'assessore, è una piccola provocazione, riguardo anche quello che dicevamo ieri sera, e con la consapevolezza del fatto che più andiamo avanti più ogni voce di uscita sarà pesante. Siamo sicuri che riguardo al biologico non ci sia un'alternativa che mantenga una buona qualità ma ci dia il permesso di razionalizzare le spese? Non è questa la sede nella quale parlare di questa cosa, ma mi aspetterò poi risposte in altri momenti. Grazie. Grazie al consigliere Poggetta. Ha chiesto la parola il consigliere Cremonesi. Sì, sì, grazie Presidente, buonasera a tutti innanzitutto. Io diciamo che non volevo proprio fare un intervento politico, diciamo che è un intervento prevalentemente tecnico. Io volevo capire una questione. Si è parlato anche in commissione della questione degli insoluti, di tutte queste, definiamole fatture non pagate o pagamenti che non rientrano. Io volevo capire qual è il vostro punto di vista sull'argomento, nel senso... se avete delle soluzioni, non so, pubblicare magari sul sito mensilmente, anche sempre rispettando la privacy, quanto è l'ammontare di questi insoluti, oppure anche per una questione di pagamento, vi faccio un esempio, le aziende tante volte, quando vedono le fatture insolute, magari tendono a velocizzare i pagamenti, ad esempio il circuito Lottomatica è più veloce rispetto ad altri. Se prevedete in un futuro un deposito cauzionale per evitare un certo tipo di insoluti se sono troppo elevati, cioè come vi comportate che tipo di percorso volete fare riferito agli insoluti? Grazie. Grazie consigliere Cremonesi. Chiesto la parola alla consigliera Antonioli. Ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente. Buonasera a tutti. Questa sera andremo a votare un provvedimento sul regolamento tariffario del servizio di ristorazione scolastica, provvedimento che io considero molto importante. Ringrazio la consigliera Pietra per come ha illustrato prima la delibera, perché è stata molto chiara. Nei tempi che viviamo sappiamo bene quanto possa essere importante risparmiare, specialmente per le famiglie che vivono momenti di difficoltà economica. Considero perciò molto giusto che le nuove norme introducano il pagamento dei pasti consumati nelle nostre scuole dai nostri ragazzi, con una tariffazione a consumo e non più con un pagamento forfettario. Questo provvedimento va incontro proprio alle fasce di cittadini che subiscono di più la morsa della crisi e andrà ad incidere positivamente sulle spese familiari dei cittadini di Sesto. In questo modo si aggiunge un tassello importante dall'impostazione del programma di questa amministrazione, che anche con le poche possibilità economiche di spesa di questi anni intende adottare scelte consapevoli di protezione dell'offerta dei servizi erogati dal Comune alle fasce più deboli. Vedi anche l'adozione della certificazione ISE istantanea, che va a riconoscere la possibile precarietà dei guadagni delle famiglie, insita nei nostri tempi, e della certifica affinché queste persone possano avere qualche agevolazione per affrontare la quotidianità della vita. Riconosco quindi a questa delibera un valore che va oltre l'intervento reale. Le riconosco un valore politico di discernimento sui costi, di vicinanza alle persone reali e al rispetto dell'equità. Aggiungo inoltre che la scelta di pagare solo i pasti consumati è inapputabile anche sotto un profilo di giustizia sociale. Si paga solamente il dovuto. Ricordo anche che introduce una maggiore differenziazione dei costi con un riferimento maggiormente ampio e preciso alle fasce di reddito, visto che si passa da 4 fasce a 8 fasce di riferimento.
Ogni 2 anni verrà fatta una verifica per vedere come stanno andando le spese e poi si vedrà come fare, come studiare, come capire se ci saranno delle modifiche da fare. Infine, da sottolineare che pur andando incontro alle esigenze di risparmio di molte persone, questo cambiamento prevede una sostanziale conferma delle entrate attuali. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Non ci sono più interventi. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, io per certi versi mi ripeterò rispetto a quello che hanno detto gli altri consiglieri, però effettivamente ho trovato in questa delibera flessibilità e equità. Flessibilità perché vabbè, si parla di caricamento della tessera si carica la tessera per uso per pagare i pasti, e quindi questo permette nel momento in cui ho il denaro in banca di poterlo fare. Noi viviamo in un periodo in cui purtroppo soprattutto chi lavora per le aziende private in qualsiasi momento si trova sull'orlo di un baratro, perché effettivamente ormai nessuno è più sicuro. Quindi con questo mi posso collegare anche alla revisione delle fasce ISE, degli indicatori ISE, perché effettivamente quello che si è visto, prima l'indicatore ISE arrivava fino a un indicatore di 10.000, se non sbaglio, 600 euro. Rifacendo e revisionando tutte le fasce ISE si ha in qualsiasi momento, anche nel momento in cui uno dei due in famiglia dovesse perdere il lavoro, ci sarebbe una revisione e comunque una ricalibrazione dell'indicatore ISE, anche grazie poi all'ISE istantaneo, che permette effettivamente in qualsiasi momento, anche nei momenti di difficoltà, di avere degli vantaggi o comunque di far pagare il giusto rispetto al proprio reddito. Le cose che poi ho notato, vabbè, il pagamento online è sicuramente ormai con gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione, tipo smartphone, comunque computer portatili, in qualsiasi momento possiamo effettuare questi pagamenti, non dobbiamo più aspettare alla fine del mese magari avere il MAV, cioè il bollettino, e dover andare in posta, dover fare quella alla posta, magari spesso e volentieri per fare questo tipo di pagamenti si saltano pause pranzo, proprio perché il tempo è quello che è, e nelle aziende non è più così facile poi magari ottenere permessi, e soprattutto non c'è più quella flessibilità che magari in passato era data per scontata. In questo momento ci troviamo in un momento di crisi in cui purtroppo, e lo dico e mi allaccio poi magari anche a discorsi che riguardano un po' il passato, grazie alla flessibilità che è tanto stata sbandierata come l'evoluzione del mondo del lavoro, come qualcosa di buono, purtroppo nelle aziende in questo momento in molti stanno vivendo delle situazioni che effettivamente non li avvantaggiano dal punto di vista familiare, per il tempo che devono spendere, perché nelle aziende effettivamente il clima, soprattutto in un momento di crisi come questa, dove purtroppo alcuni approfittano per comportarsi e per magari, come abbiamo visto a volte, come si sente nei telegiornali, o chi come me a volte parla con i lavoratori o parla con diverse persone che lavorano nel settore privato, abbiamo visto delle aziende che non si comportano proprio come a seconda dello statuto dei lavoratori, non rispettano lo statuto, e spesso e volentieri ci si trova in condizioni di dover subire anche per cose abbastanza lievi, come può essere magari il dedicare del tempo alla propria famiglia o magari semplicemente il dover prendere un permesso per andare a pagare un bollettino postale, ci si trova in condizioni effettivamente disagiate. In questo ho visto, in tutta questa delibera, ho visto effettivamente una fotografia di quello che è la società in questo momento, cioè una verifica di quella che è la realtà di quello che stiamo vivendo, un passo per far sì che l'attività amministrativa effettivamente dia un'idea, mi ha dato l'idea che l'amministrazione ha veramente in questo momento l'idea di quello che gli italiani stanno vivendo, soprattutto i cittadini di Sesto San Giovanni. Grazie. Grazie al consigliere De Noia.
Anzi, se non ci sono più interventi, darei la parola all'assessore per le risposte che hanno chiesto gli interventi dei consiglieri. La parola all'assessore Pereco. Grazie. Sì. Allora, scusate la voce, ma è questa, quindi vi dovrete accontentare. Allora, vabbè, io cercherò di essere breve, non solo per le condizioni fisiche, ma perché mi sembra che sostanzialmente ci siano alcune domande, ma poi nel complesso non abbia creato particolari dubbi. Rispondo subito al consigliere Pavan rispetto alla domanda che mi ha fatto. Noi paghiamo ogni giorno solo i pasti che vengono prenotati la mattina. Questo per chiarire la cosa. E invece per quanto riguarda il consigliere Cremonesi, la domanda sulla morosità era già emersa in commissione. La morosità si attesta annua al 12%, che significa tradotto in circa 400.000 euro annui. Allora, l'iter attuale cosa prevedeva? Prevedeva al termine ovviamente dell'anno scolastico di andare a individuare coloro appunto che andavano a identificarsi come morosi, procedere con il sollecito ed evidentemente laddove non c'era risposta proseguire con l'iter della riscossione a ruolo, però iter che poi prende un'altra strada che non è quella comunale. Cosa ci permetterà di fare l'opzione di conto prepagato che andiamo ad attivare? Ci permetterà di intervenire sulla morosità o perlomeno su quella che io chiamo la morosità involontaria. Nel senso che io individuo in maniera semplicistica rispetto a quello che potrebbe fare il settore tributi due tipi di morosità. Una morosità volontaria di chi, scusate, per mille ragioni decide o non può permettersi di pagare, anche se sul non potersi permettere c'è poi sempre comunque la possibilità del dialogo con i nostri uffici, laddove si vada a testare una situazione economica di profonda indigenza, e poi c'è la morosità involontaria, cioè di chi si dimentica il MAV e quindi non lo paga e quindi va appunto ad accumulare un ritardo nel pagamento. Con il sistema del prepagato almeno la morosità involontaria verrà meno. Perché? Perché si va a sollecitare, ti sta scadendo, ti si sta esaurendo il conto, un po' come la tessera telefonica per dire, e a quel punto la persona che magari si è dimenticata può intervenire e andare a ricaricare questo conto prepagato, diciamo virtuale, che vede scalarsi pasto per pasto a consumo. Quindi questo sicuramente ci permetterà di essere, diciamo, sul pezzo e di intervenire immediatamente. Io direi, giusto per precisazione, qua si è parlato di tessera ricaricabile, non c'è nessuna tessera, nel senso che la cosa che ci premeva è preservare assolutamente il bambino, il minore, nel senso che il bambino non ha in mano nulla, è direttamente un'operazione che fa la famiglia su questo conto virtuale di caricare una cifra, libertà, piena libertà nella famiglia dell'individuare la cifra e quindi poi le successive ricariche, a che distanza farle, però il bambino non deve fare nulla. Questo proprio per tutelare la figura del minore sempre e comunque. Io, se non ci sono altre domande, colgo appunto questa occasione anche formale per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso questo percorso con me, insomma, che hanno lavorato a questa delibera, in particolare appunto gli uffici, il dottor Capodieci e il dottor Ruta. Grazie. Grazie all'assessore Pelego. Quindi, come previsto dal regolamento, andiamo con la dichiarazione di voto. Gruppo Giovani Sestesi, la consigliera Iosa. Grazie Presidente, il nostro sarà un voto favorevole perché questo nuovo criterio applicato prima alla delibera dei nidi e oggi a quella della refezione scolastica
In questo nuovo criterio vediamo un giusto metodo di equità e di partecipazione in base alla redditività che ognuno di noi produce e che riteniamo assolutamente corretta. Grazie. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Grazie, consigliere Foggetta. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Noi siamo favorevoli a questa delibera e volevo aggiungere una piccola cosa. Visto che parliamo di equità di tutte queste situazioni, e le abbiamo viste, e hanno avuto il plauso di tutto il Consiglio e l'hanno avuto anche, diciamo, delle famiglie in questo caso, una buttata, diciamo. Perché non facciamo pagare anche le multe delle automobili a questo punto in proporzione alla lunghezza dell'automobile, piuttosto o ad altre situazioni di questo tipo? Visto che stiamo parlando a consumo di territori, più l'automobile è lunga, più l'automobile paga il divieto di sosta. Era una battuta, chiaramente. Grazie. Grazie, consigliere Nossa. Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliere Cremonesi. Sì, noi valutiamo positivamente questa iniziativa, voteremo sì e ringrazio l'assessore per la risposta. Grazie. Grazie consigliere Cremonesi. Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Favorevoli. Grazie. Gruppo Italia dei Valori, consigliere De Noia. Favorevoli. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Sì, grazie Cattoni. Presidente. Rispetto alla provocazione del consigliere Nossa, se è una famiglia numerosa la macchina è lunga, quindi andiamo a peggiorare le condizioni economiche delle famiglie. No, a parte la battuta, direi che la nostra posizione è sicuramente favorevole per le motivazioni dette anche più volte dai banchi della minoranza. Di certo è un passaggio di attenzione che ben si attaglia col momento di crisi che stanno vivendo le famiglie in Italia, quindi il nostro voto è favorevole. Solamente una piccola precisazione, che non abbiamo inteso né presentare emendamenti, ma ne abbiamo discusso con l'assessore, che forse ci voleva un attimo più di coraggio per quanto riguarda gli scaglioni della tarifazione, perché la differenza tra i 6.500 e gli 8.500 è veramente minima, e portare da 0,75 a 2,70 per arrivare a 3,40 si parla di 4 volte la soglia minima per singolo pasto, però il criterio e il metodo è sicuramente condivisibile, quindi noi siamo per il voto favorevole. Grazie consigliere Caponi. Gruppo Partito Democratico, consigliera Antonioli, prego. Favorevoli, grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. A questo punto sottopongo a votazione la proposta di delibera nella stesura definitiva risultante dal testo approvato, dal testo esaminato. Iniziamo la votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 19, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 19. Il Consiglio approva all'unanimità. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Quindi diamo inizio con la seconda votazione, grazie. Fine votazione. Consiglieri presenti 19, contrari nessuno. Astenuti nessuno, favorevoli 19. Il Consiglio approva all'unanimità. Non ho capito. Andiamo avanti con il secondo punto indicato all'ordine del giorno. Zonizzazione acustica del territorio comunale di Sesto San Giovanni. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1391, legge regionale numero 13/2001, decreto del Presidente della Repubblica 142 del 2004, esame delle osservazioni presentate e riadozione perimetro a stralcio. Darei la parola al tecnico incaricato della redazione del piano di zonizzazione acustica, il dottor Paolo Grimaldi. Prego.
Buonasera. Allora, questa sera provvediamo a ripresentare la zonizzazione acustica del territorio comunale, diciamo in doppia veste, nel senso in prima fase procederemo ad esaminare le osservazioni che sono state presentate al piano che è stato adottato nel gennaio dell'anno scorso, che è stato sottoposto al procedimento di adozione, ai sensi della legge regionale 13/2001, e per il quale sono state avanzate alcune osservazioni da coloro che sul territorio comunale, diciamo, l'hanno preso in esame e hanno presentato appunto queste osservazioni. In seguito si presenterà uno stralcio della zonizzazione acustica che viene sottoposta ad una nuova adozione, ad una riadozione esclusivamente per quello stralcio, in seguito ad intervenuti, diciamo, ad intervenute nuove proposte. In seguito a nuove proposte, diciamo, urbanistiche che sono intervenute sul territorio comunale e che hanno reso necessaria una rielaborazione del piano, con conseguente necessità, ai sensi di legge, di procedere ad una riadozione. Faccio un breve excursus di tutto quello che sovrintende alla redazione di una zonizzazione acustica del territorio comunale, che è sostanzialmente una suddivisione del territorio in zone a cui vengono assegnati dei limiti acustici. Qui vedete una panoramica della normativa che sovrintende, diciamo, la disciplina dell'inquinamento acustico sul territorio comunale. Di questi estremi, di questi disposti legislativi, la più importante è la legge 447/95, che è la legge quadro sull'inquinamento acustico, e la legge regionale 13, attuativa della legge 447, che disciplina quella che è l'inquinamento acustico sul territorio della Lombardia. Alcune definizioni che avevo già riproposto nell'adozione del 2012, per capire anche di cosa stiamo parlando, quindi parliamo di rumore ambientale, che è quello, diciamo, che è definito, che è determinato da tutte le sorgenti sonore presenti sul territorio comunale, rumore residuo, che è sostanzialmente il rumore di fondo presente in una determinata zona nel momento in cui si eliminano le specifiche sorgenti disturbanti, tutte le categorie di limiti che sono stabiliti dalla legge, emissione, qualità, attenzione, tempi di riferimento duro e notturno, perché abbiamo dei differenti limiti a seconda che si parli del giorno, quindi dalle 6 del mattino alle 22, oppure di notte dalle 22 fino alle 6 del giorno dopo. Come dicevo, la zonizzazione acustica è la suddivisione del territorio comunale in zone con assegnazione di una classe acustica, ciascuna delle zone individuate. Le zone, le classi acustiche che vengono contemplate dalla zonizzazione vanno dalla prima, a cui si assegnano le aree che hanno bisogno di una maggiore tutela dal punto di vista dell'inquinamento, della quiete, diciamo, dell'acustica che è necessaria in quel posto, alla classe sesta, in cui c'è invece una maggiore tolleranza. Ad ogni classe sono assegnati dei limiti acustici da rispettare. Qui passiamo all'esame dei limiti, sono limiti di emissione che sono quelli di più comune uso. Vedete che per ciascuna classe c'è una definizione della classe a cui vengono assegnati i limiti. Si parte dai 50 decibel diurni e 40 decibel notturni per quanto riguarda la classe prima, e c'è un incremento di 5 decibel sia di giorno che di notte, salendo con le classi. Vedete che l'unica, diciamo, eccezione viene fatta per la classe sesta, dove abbiamo 70 decibel che sono permessi sia per il periodo diurno che per il periodo notturno. I limiti di emissione sono quelli assegnabili a ciascuna sorgente sonora, mentre prima quindi si ragiona su diversi contributi provenienti da diverse sorgenti. Qui abbiamo invece un'analisi che riguarda sorgente per sorgente sonora. L'unica differenza rispetto ai limiti di emissione è che questi sono più bassi, diciamo, di 5 decibel per ciascuna classe, sia nel tempo di riferimento diurno che per quello notturno. Limiti di qualità sono, diciamo, limiti ideali a cui tendere per avere comunque una qualità acustica ideale, quindi limiti che sono da conseguire mediante adozione di piani di risanamento acustico. Gli obiettivi che si propone una zonizzazione acustica sono conoscere le principali cause di inquinamento presenti sul territorio comunale, prevenire il deterioramento delle zone non inquinate dal punto di vista acustico, quindi se ci sono delle zone dove c'è quiete bisogna cercare in tutti i modi di preservare questa quiete,
contemplando anche quelle che sono chiaramente le trasformazioni urbanistiche che riguardano un territorio, coordinare la pianificazione generale urbanistica del territorio con l'esigenza di garantire la massima tutela della popolazione da episodi di inquinamento acustico, quindi le trasformazioni del territorio devono avvenire in modo che ci sia anche, in modo da evitare comunque che si ingenerino dei nuovi dei fenomeni, diciamo, di o dei peggioramenti della situazione acustica generale ai fini della tutela della popolazione, e valutare gli interventi di risanamento e di bonifica da mettere in atto in relazione al punto precedente, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa. Cioè, se si riscontra comunque che trasformazioni possono comportare, diciamo, dei peggioramenti della situazione, o se si riscontra comunque una situazione, uno stato di fatto di deterioramento dal punto di vista acustico, lo strumento serve anche per individuare quali sono queste situazioni per porre poi rimedio tramite i piani di risanamento acustico. I criteri di redazione sono comunque contemplati dalla legge, ma si basano sostanzialmente sull'analisi delle destinazioni d'uso, destinazioni urbanistiche e d'uso del territorio comunale, sull'esame del sistema viario, del sistema infrastrutturale viario, quindi sia ferroviario che stradale per quanto riguarda il territorio comunale come quello della città di Sesto San Giovanni, su valutazioni, diciamo, strumentali di quello che è il clima acustico presente sul territorio comunale, quindi mediante campagne di misura, e con confronto anche delle classificazioni acustiche dei comuni limitrofi. Questi sono principi cosiddetti generali, dopodiché la normativa dispone anche delle vere e proprie regole di classificazione con cui devono essere redatti i piani di classificazione acustica. Un riassunto anche su quella che era stata l'adozione, la proposta adottata nel gennaio del 2012. Avevamo un impianto generale di classificazione che era stato sostanzialmente mantenuto con l'impostazione della zonizzazione acustica che era vigente dal 2004, quindi per le zone cosiddette, chiamiamole anche consolidate dal punto di vista acustico, che non subivano particolari trasformazioni, la decisione era stata comunque quella di riproporre quella che era stata la classificazione acustica vigente approvata nel 2004. C'era stato un adeguamento abbastanza importante in tutte le zone che erano state sottoposte a piani integrati di intervento nel periodo dal 2004 fino all'inizio, diciamo, del procedimento di approvazione del piano di governo del territorio. Si era fatta una classificazione acustica delle AREX FALC sulle basi del piano integrato di intervento avanzato presso l'amministrazione, quindi questo grosso dibattito, diciamo, urbanistico aveva avuto chiaramente anche un risvolto dal punto di vista acustico per quanto riguarda la classificazione dei grossi comparti situati nella parte centrale del territorio. C'era avuto uno stretto coordinamento con ARPA Lombardia per interagire prima di andare comunque all'adozione, sottoponendo quelle che erano state campagne di rilevamento e proposte di classificazione, in modo da avere comunque un primo input, diciamo, da parte dell'ente di controllo. ARPA Lombardia è l'ente che comunque dà un parere importante sul piano di classificazione. E ovviamente si era classificato il piano con le classificazioni acustiche dei comuni limitrofi, anche loro in fase di rielaborazione in seguito o a prima adozione, come per quanto riguarda la città di Milano, oppure a rielaborazioni in seguito alle adozioni, alle approvazioni dei piani di governo del territorio. Direi che potremmo andare a vedere le proposte. Dunque, in questa planimetria vediamo quello che era l'aggiornamento, diciamo, adottato nel 2012. Questa comunque contempla già, anche le abbiamo cerchiate in rosso, le osservazioni che sono state presentate, che sono state presentate e a cui poi questa sera, di cui stasera diamo illustrazione, che saranno sottoposte comunque ad approvazione o a conclusione da parte del Consiglio Comunale. Questo è l'elenco delle osservazioni che sono state presentate. Direi che possiamo magari andare direttamente all'analisi. La prima osservazione che era stata presentata riguardava